dal piano che ci è stato presentato dalla Polab, l'antenna attualmente non può essere rimossa, non è prevista la rimozione dell'antenna. Logicamente è una situazione che non ci accontenta minimamente, ci batteremo in tutto e per tutto perché ciò avvenga. Non può rimanere un obbrobrio del genere all'interno di un'area naturalistica in aderenza ad un centro abitato come quello di Focara. E quindi faremo tutto quello che è nelle nostre possibilità per far sì che questa venga in qualche maniera rimossa e comunque mitigata. Io rammento che quando ero all'interno del Consiglio del Parco, a parte il parere totalmente negativo, ma purtroppo comanda la legge nazionale, noi avevamo espresso parere negativo, ma ci avevano presentato un'antenna che sembrava quasi un cipresso, quindi completamente inserita all'interno di quello che è il paesaggio, no, naturale del parco. Poi dopo, alla fine, invece è arrivato questo cotton fioc e anche lì è stato in qualche maniera presentato un rendering che un tecnico in prima battuta se ne accorge, uno che fa l'amministratore fa un più fatica, dove addirittura sembrava più bassa dei pali della luce antistanti il parcheggio che sono all'interno del parcheggio di Fiorenzuola di Focara. Ecco, non è un modo, diciamo, corretto di presentare, secondo me, questi tipi di richieste di installazione. Quindi noi faremo di tutto per batterci per la rimozione dell'esistente. Quello che però è importante adesso in questa fase è che nel piano 2023, nell'ipotesi di studio che ci sono su Fiorenzuola, ci sia una netta presa di posizione della sovrintendenza, no? Che deve essere totalmente contraria all'installazione di nuove antenne, come del resto lo siamo noi, sia io come consigliere di maggioranza, quindi rappresentante della lista civica del Faro, che il quartiere, che la comunità del parco, totalmente contraria all'installazione di nuove antenne sia sul San Bartolo, tutto il San Bartolo, e che nel preparco, quindi anche nelle aree, diciamo, in aderenza a San Bartolo stesso. Si devono trovare altri punti che siano anche dal punto di vista tecnico più funzionali alla copertura del territorio, nel rispetto e nella tutela sia della parte paesaggistica che delle realtà storico-culturali e soprattutto tramite il discorso dell'inquinamento elettromagnetico a salvaguardia di tutti i cittadini.